Buongiorno Enrico Mura, siamo ad Orgali, a un'ora e mezzo dal match che vi vedrà contrapposti alla Dorgalese. Enrico Mura, il presidente del Posada, che è artefice di questa scalata che ha visto la squadra della Baronia volare dalla terza categoria alla promozione nel giro di 4 anni. Raccontaci in due parole questa cavalcata, Enrico. Ma come ho già detto in altre interviste, per noi è un orgoglio, diciamo, una soddisfazione immensa che un paese così piccolo e soprattutto nel peggior periodo della crisi sia riuscito ad arrivare a questi livelli. Quest'anno proprio si fa sentire la crisi, la verità. Siamo orgogliosi perché è stato un gruppo di ragazzini che è stato coinvolto in un progetto forse impensabile, che ha dato dei risultati eccezionali, con a livello calcistico visibilità importante per il paese, perché siamo entrati in un giro importante. Siamo soddisfatti che siamo sostenuti da diversi tifosi, dagli sponsor che ci hanno una grossa mano. Una promozione che all'inizio vi faceva un po' paura, avete anche rinunciato a presentare la domanda per andare in eccellenza, anche perché la crescita la volevate fare graduale, per non avere uno scossone che probabilmente avrebbe anche potuto determinare un rovesciamento deleterio, cioè crescere sì, ma a piccoli passi. Sì, praticamente la nostra teoria è sempre stata quella di non cercare le promozioni, ma sono venute forse per il frutto del lavoro eseguito. Quindi andare in eccellenza con questa crisi paurosa era rischioso. Preferiamo stare in una categoria inferiore, però divertirci. Sì, tra l'altro il campionato di promozione quest'anno, promozione B, è molto, molto combattuto, specialmente in quel campionato, nel campionato che è fatto dalle squadre barbaricine. Anche se voi lambite la Barbagia, siete comunque inseriti in un discorso di derby continuo, diciamo. Il Posada, che ha iniziato bene, ha avuto un attimino di stop per via di qualche infortunio, per via chiaramente di un campionato che in qualche modo è, abbiamo detto, difficile, ma che però sta regalando alla società delle grandi soddisfazioni anche in termini di fuoriquota, cioè l'inserimento di ragazzi giovani che stanno facendo molto bene. Sì, l'inserimento di giovani locali, che per un paese come Posada, che ripeto siamo 2.800 abitanti, è importante. Sicuramente non siamo ancora attrezzati come può essere una Torres, l'Ulbria, Norese, che fanno la differenza. Però rappresentate una fetta di territorio sardo che esprime economia, cultura e comunque anche grandi talenti. Certo, certo. Ripeto, fuori quota sono il futuro del calcio, quindi ci stiamo investendo. Purtroppo, come ho detto prima, non siamo ancora all'altezza di ottenere dei risultati ultimi. Li stiamo ottenendo dalla classe dei giovanissimi che abbiamo allevato da quando erano pulcini, da 4-5 anni. È un lavoro che state facendo perché avete una scuola a calcio che, anche aiutata dal manto erboso costruito l'anno scorso, fa sì che i genitori portino i ragazzi con più piacere al campo e che gli stessi ragazzi trovino appunto il piacere di frequentare il campo, guardando magari con un occhio interessato alla prima squadra, perché di lì a poco esordiranno. Certo, li stanno aspettando, penso che molti di loro verranno in prima squadra perché sono veramente bravi. La nuova struttura è piacevole sia per giocare che per vedere le partite, perché abbiamo un campo eccezionale, grande sforzo dell'amministrazione comunale che in un periodo così di crisi è riuscita a mettervi... è stato coraggioso per fare un investimento del genere, però abbiamo più di 120 bambini che... Diciamo che il futuro l'inverno, che è lungo l'inverno. Diciamo che il futuro del Posada è quantomeno assicurato. Il Posada, non solo, tutto calcio sardo, quest'anno avrà i riflettori puntati perché c'è il torneo delle regioni che si giocherà proprio in Sardegna dal 23 di marzo. Il continente ci guarda, guarda chiaramente alla rappresentativa, ma guarda anche alle squadre locali, perché c'è sempre l'opportunità di trovare un Marco Sau del caso e portarcelo via. Bisognerebbe fare in modo che i nostri talenti rimangano nella nostra isola. E certo, l'economia può anche per certi versi non aiutarci, ma spesso viene aiutata dalla possibilità che ci sia uno splendido ambiente
che aiuta il ragazzo a rimanere, a crescere. Noi abbiamo visto il Posada avere in squadra giocatori come Iacomino, giocatori oltre i 30 anni che fanno da chioccia proprio a questi, da chioccia a questi ragazzi, e questi ragazzi imparano un qualcosa di più anche da come si allaccia alle scarpe il compagno più grande. E cosa pensi del giocatore che, uscendo dalla fascia fuori quota, in qualche modo viene estromesso da quella che è la, diciamo, la... Questa è una bella domanda, bisogna lavorarci parecchio su questo discorso qua, perché è stato fatto un bel passo per tornare i fuori quota, che troveranno più spazio, da 3 a 4 è un numero importante, però dobbiamo anche pensare a fare qualcosa per quelli che escono dalla fascia di fuori quota. Pensi che la regola del fidelizzato possa aiutare questa politica di addolcimento? Certo, secondo me sì, perché se andiamo a pensare che un 91 di quest'anno che non è più fuori quota debba stare in tribuna per certe esigenze, facendo una fidelizzazione magari di 3-4 anni, ha la possibilità di giocare. E tra l'altro quello che il giocatore non può dare in campo, nel momento in cui chiaramente non trova spazio, potrebbe anche darlo in termini di spirito di squadra, in termini di collante, che poi sempre è il dodicesimo uomo in campo, quella capacità di far inserire il ragazzo giovane senza il trauma del gradino troppo alto. Enrico, ritorniamo un attimino al campo. Noi siamo anche ad Orgali, vi aspetta una gara importantissima che va a aprire un filotto di gare che diventa determinante. Voi avrete nelle prossime gare interne Corrasi e Fonni, poi andate a Bitti con la Bittese, insomma tutte squadre che non sono in ottime acque. Sì, questa è la fase cruciale del torneo, sia per chi deve andare ai playoff che chi si deve salvare, diciamo. Quindi non ci saranno scontri da nessuna squadra, saranno tutte partite lottate, sofferte. Da ora in poi usciranno quelle, le squadre che andranno a salvarsi e andranno ai playoff. Esatto, chi temi di più di questo trittico che ti ho illustrato? Corrasi, Fonni e Bittese? Non si può fare una previsione singola, perché sta dimostrando questo campionato che escono le sorprese ogni domenica. Tra l'altro il giorno di ritorno ha raccontato di un ritorno in gioco di squadre che non avevano iniziato benissimo, prima di tutto il Ghilarza, il Codrongianus, lo stesso Ardara. Insomma, è un campionato a due facce, e anche il Posada a questo punto potrebbe, in questo giorno di ritorno, che ne so, ambire anche ai playoff. Ma sembra quasi impossibile, diciamo che sembra impossibile, però come la sistemazione di Ghilarza è dovuta all'intervento del calciomercato di dicembre, che ha fatto di il ritorno anche di Giorgio Ferraro, un giocatore storico, sì, che fa la differenza, l'innesto di qualità, Stocchino che ha ripreso in mano un po' il suo giocare da promozione, è sceso di categoria, ma comunque una squadra che l'intelaiatura bene o male ce l'aveva, così come ce l'aveva il Posada. Sì. Il Posada ha in rosa tantissimi giocatori di Posada, anche giocatori che hanno calcato altre categorie. Facciamo il nome di Oggiano, facciamo il nome di De Palmas, facciamo il nome di Daspizio, di Iacomino. Abbiamo acquistato Averlucchi, che è un grande giocatore. Avete preso un po' di esperienza dietro, perché chiaramente non prenderle spesso è molto meglio che darle. Voi avete una caratteristica particolare, quella di aver preso 19 gol in trasferta e 19 gol in casa. Avete fatto gol, però molte volte la vittoria passa proprio per la difesa. Dobbiamo trovare un po' l'equilibrio che avevamo lo scorso anno, altrimenti... Un equilibrio che Riccardo Sanna comunque dà costantemente. Noi abbiamo visto gli allenamenti anche del venerdì, che è quello che normalmente si definisce di rifinitura, invece si è lavorato per 2 ore e mezzo, sempre con la stessa rabbia che uno mette in campo il martedì. Insomma, Riccardo Sanna, sì, sta facendo un ottimo lavoro ed è con voi da tanto tempo. Sì, è un maestro, è un grande del calcio, l'ho sempre detto. Ci crede proprio, ci tiene la squadra e è capace di risollevare delle situazioni particolari, di uscirne fuori con la sua caparbietà e grinta, e gli fa bene. Che lo caratterizza. Noi faremo a brevissimo questa partita, vi facciamo un in bocca al lupo per questa gara che non è sicuramente facile, aspettando il famoso trittico e dandoti l'appuntamento a fra un mese, magari dopo la gara di Bitti. Grazie. Ti salutiamo, Enrico.